Ci troviamo accanto alla cella numero 1 di Padre Pio, un luogo importante, accanto alla verandina. Questo luogo Padre Pio accoglieva tante persone che portavano e affidavano a Padre Pio tante preghiere, tante richieste, e in un certo qual senso Padre Pio accettava anche le loro croci. Padre Pio ha avuto un grande amore per la croce. L'epistolario stesso è ricco di espressioni umanamente sconvolgenti, perché vanno a testimoniare questo suo grande amore verso la croce. Ad esempio nel settembre del 1912, quando scrive: «Io non bramo di essere alleggerita la croce, perché soffrire con Gesù mi è caro, e per contemplare la croce sulle spalle di Gesù mi sento sempre fortificato da una grande e santa gioia». Proprio per questo vogliamo raccontarvi un piccolo episodio riferito proprio da qualche cella più in là, potremmo dire proprio così, dall'aula dove c'erano i seminaristi, perché Padre Romolo Pennisi da San Marco in Lamis, che era all'epoca, nel 1922, direttore del seminario serafico nel convento di San Giovanni Rotondo, alla presenza dei fratini, infatti fu proprio uno di questi a sottolineare questo momento, a prendere nota e raccontare a tutti noi oggi questo episodio, era con Padre Pio e lui cominciò una sorta di dialogo. Padre Romolo chiese: «Padre, oggi ti vedo molto sofferente, dimmi cosa ti fa male, quale piaga ti fa male, ti fanno male le piaghe?». E Padre Pio: «E tu quando hai una ferita, una piaga, ti fa male? Senti dolore? Ora pensa che io ho 5 piaghe, e quali piaghe?». E Padre Romolo chiese: «Dammi un po' delle tue sofferenze, in due potremmo sopportare meglio questo grande peso, il peso diventerà sempre più leggero». Ma Padre Pio rispose: «Questo mai, sono geloso delle mie sofferenze. Se il Signore ti desse la 100ª parte dei miei dolori, tu, caro Padre Romolo, moriresti all'istante». E allora Padre Romolo disse: «Padre Pio, qui ci sono i fratini che vogliono alleggerirti questa prova, questo peso della croce, perché non chiedi al Signore che distribuisca un po' per ciascuno le tue sofferenze?». E Padre Pio rispose subito: «Non divido con nessuno i miei monili preziosi».